insomma, salvare delle vite per voi è anche routine, se vogliamo, oltre agli altri tipi di servizio che fate come guardia costiera, ma in questo caso viene stigmatizzato un vostro salvataggio, quindi qual è la soddisfazione, diciamo, della guardia costiera come corpo istituzionale dello Stato, comunque come ente tra virgolette che opera sul mare e non solo? Assolutamente, noi siamo nati per essere a disposizione della collettività, per fare salvataggio in mare, e fare salvataggio in mare è un'opera bellissima, ci addestriamo per farla, è un lavoro quotidiano, ma è anche una cosa che secondo me ognuno di noi sente dentro, questa predisposizione ad essere utile, a salvare chi ne ha bisogno, e operiamo lungo le coste per questo, ma soprattutto a sud della Sicilia, nel canale di Sicilia, per un lavoro mirato all'antiimmigrazione, dove lì c'è un lavoro costante, impegnativo. Ecco, che succede? Una volta che voi salvate delle vite, vi rendete conto che state salvando delle vite e subito dopo cos'è che fate? Si festeggia? Insomma, com'è che passate poi i minuti successivi? Perché no, questo poi la non si vede, è un po' dietro le quinte. Certo, la gratificazione avviene sull'istante, le attività sono molto complesse, spesso operiamo con di medio non favorevoli, quindi situazioni abbastanza complicate. E la gratificazione più grande è quella di rendersi conto di salvare delle vite umane. Non si pensa a festeggiare, si pensa piuttosto a fare bene e a portare a termine ogni missione. Ecco, adesso però questo riconoscimento è ben gradito. Assolutamente, è un riconoscimento molto importante per noi. Lo conserveremo a bordo, un bellissimo ricordo. Grazie. Grazie.